Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Iturea e dalla Transgiordania, dalle parti di Tiro e di Sidone. Una grande folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli spiriti immondi poi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo ci testimonia un Gesù percepito come santo e divino dalla gente, dalle folle, perché in Lui c'è Dio, in Lui c'è lo Spirito Santo che opera e agisce in particolare con guarigioni e liberazioni, in modo così forte e così potente che la gente si getta su di Lui per toccarlo. Da Lui infatti usciva la potenza dello Spirito Santo che guariva e che liberava, anche semplicemente toccandolo. Vi sarà capitato anche voi di toccare una persona e di sentire come una scossa. Il nostro corpo è come un impianto elettrico. Ha dentro di sé una grande energia che dona luce, che dona calore, ma questo avviene quando lo Spirito Santo accende l'interruttore. Se lo vuole Lui e come lo vuole Lui, distribuisce e ci fa distribuire questa energia di grazia, di liberazione e di guarigione. Nel corpo di Gesù, nella sua fisicità, operava, si accendeva lo Spirito Santo, energia divina, ed è per questo che San Paolo ha elaborato la fede in un carisma, di un dono della guarigione di Dio, il carisma delle guarigioni. E poi anche ha detto che il nostro corpo è tempio sacro allo Spirito Santo. Dire che il nostro corpo è tempio di Dio può essere tramite canale di una guarigione di Dio, significa affermare che abita in noi lo Spirito Santo, con la sua gloria e la sua potenza. Significa che dal nostro corpo può uscire, si può sprigionare una forza che dà liberazione e guarigione, come era per Gesù. La gente cercava il corpo di Gesù, anche il contatto fisico di Gesù, perché sentiva che non era un corpo vuoto, un corpo spento, un corpo inerte, sentiva che era un corpo vivo, un corpo pieno, un corpo che portava una straordinaria e potente energia divina, un corpo che trasudava Spirito Santo, un corpo davvero divino da cui si riversava nelle persone e anche negli ammalati, in particolare negli indemoniati, lo Spirito che si manifestava con potenze miracolose, prodigiose, terapeutiche, benefiche. È un fenomeno che si manifesta anche nella vita dei consacrati e dei santi in particolare. Basta che accennare ai santi più vicini a Gesù, gli apostoli, ad esempio San Paolo e San Pietro. Paolo guariva imponendo le mani e anche attraverso gli indumenti che erano stati a contatto col suo corpo, i cristiani si sono accorti che avevano una speciale carica terapeutica, guaritrice. Pietro addirittura passando guariva con l'ombra del suo corpo, addirittura.
mettevano i malati sulla via che doveva percorrere Pietro, perché quest'ombra del suo corpo dava loro una speciale consolazione, una speciale guarigione. Ecco dunque, solo per fare un esempio, ma nella storia della Chiesa, di santi che avevano questo carisma e che avevano un corpo che sprigionava queste energie divine, ce ne sono state. Purtroppo oggi molto meno, anzi forse questi doni sono un pochino spariti perché non praticati, perché non creduti. E allora un po' è come se ci fosse l'impianto elettrico in una casa, ci fosse l'energia che arriva in tutta la casa, in tutti i fili, ma finché non si mette, non si scatta l'interruttore. Questa energia è come se non ci fosse, come se non fosse attiva. Un grande mistico dell'Oriente diceva che tutto quello che noi facciamo come vita religiosa, vita di preghiera, la messe, comunioni, confessioni, pratiche di fede, di preghiera, rosari, eccetera, tutto questo ci fa guadagnare, usava questa parola, ci fa guadagnare lo Spirito Santo. Cioè praticamente, più modernamente noi potremmo dire, ci carica di Spirito Santo. È come se questa energia entrasse sempre di più dentro di noi. Compriamo energia dallo Spirito, venendo a messa, praticando la fede, la preghiera. Più facciamo questo e più energia accumuliamo nell'anima e anche nel corpo, per cui potremo davvero rivedere i prodigi che si operavano agli inizi della vita religiosa cristiana, dove c'era tanta vita di fede, di preghiera e c'era tanta energia di Spirito Santo che veniva comunicata. Ecco, quindi penso che anche per noi potrebbe esserci la riscoperta e la riattivazione di questo Spirito di Dio che agiva nel corpo di Gesù, nel corpo dei santi, degli apostoli, e quindi potrebbe agire anche attraverso di noi. Possiamo dedurre da questa meditazione iniziale alcune considerazioni. La prima riguarda la conoscenza della strategia del demonio, perché noi dobbiamo conoscere questa strategia per non farci vincere da lui. Qui con Gesù i demoni erano costretti a uscire allo scoperto, manifestarsi, e venivano umiliati perché dovevano ubbidire a Dio e dovevano uscire dagli indemoniati. Ed era la potenza divina di Gesù, e loro la gridavano, la confessavano, la manifestavano: tu sei il figlio di Dio. Ma intanto però così danneggiavano un po' Gesù, perché quella rivelazione non doveva essere fatta ancora, e Gesù era costretto a sgridarli e a farli tacere, questi demoni. Oggi però il demonio usa un'altra tattica, un'altra strategia, che è quella di insinuare il dubbio sulla potenza divina di Gesù. Il demonio oggi ci direbbe: Gesù non è il figlio di Dio. Lo diceva là, tu sei figlio di Dio. Oggi ci dice: no, guarda che non è così, non è così, non è il figlio di Dio. Non vedi che non è forte, che non ti fa la grazia, che non ti fa il miracolo, che non ti guarisce, che non ti libera. E allora non crederci, non pregare, non serve niente tutto quello che tu fai. Rivolgiti agli altri, rivolgiti a me magari. Io sì ti darò potenza di guarigione, basta che mi vendi l'anima e poi ti do tutto quello che vuoi. E il demonio opera e dice queste cose, allora dobbiamo stare molto in guardia. La prima strategia del demonio è quella di farci dubitare della potenza di Gesù, che è potenza viva anche oggi, e quindi vuole portarci a non credere nello Spirito Santo, operatore di forze soprannaturali, di miracoli, di provvidenze, di protezione, di guarigione. Quindi questa è la prima considerazione
conoscere la strategia del demonio e non cadere in queste trappole che in pratica ci allontana dall'esperienza e dalla fede nella potenza di Cristo e Dio, Figlio di Dio, e nella potenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Cristo. La seconda considerazione riguarda il corpo di Cristo che riceviamo nella Santa Comunione. Noi non solo tocchiamo il corpo di Gesù, ma addirittura lo riceviamo dentro il nostro corpo. Allora la comunione dobbiamo vederla non solo come un'unione con Gesù, ma anche una unione con il suo Spirito, quindi un'unione con lo Spirito Santo. Noi riceviamo lo Spirito Santo insieme al corpo di Cristo nella comunione, nel suo corpo eucaristico. Quindi dobbiamo considerare la comunione al corpo di Cristo come un contatto terapeutico e taumaturgico anche con lo Spirito Santo. Se Gesù entra nel nostro corpo, guarisce il nostro corpo. La comunione è Gesù che ci guarisce, ci libera col suo Spirito. Nella comunione si realizza, si comunica l'opera guaritrice dello Spirito per le nostre malattie, quelle spirituali, quelle psicologiche, quelle fisiche, l'opera liberatrice dello Spirito Santo che libera dalle nostre negatività, dalle nostre impurità, dai demoni anche che possono essere in noi, presenti in noi. Se queste guarigioni, queste liberazioni non avvengono o sono poche, attive, poco visibili, è perché ci manca, o è che è debole, questa nostra specifica fede in Gesù e questa fiducia nello Spirito Santo. È perché non corrisponde e non è connessa la nostra coscienza della guarigione divina, della liberazione divina, la nostra certezza e sicurezza di venire risanati, purificati dal corpo eucaristico di Gesù, pieno di Spirito Santo, pieno di potenza, di guarigione e liberazione. Allora la preghiera che noi facciamo quando riceviamo la Santa Comunione deve riguardare anche questo e anche queste grazie particolari. E dobbiamo ringraziare e lodare, dobbiamo chiedere, invocare proprio per questo problema legato a delle malattie che ci turbano, ci toccano nello spirito, nella psiche, nel corpo, legato a certi spiriti immondi, cattivi, che sono entrati o che entrano nei nostri pensieri, nella nostra mentalità, ancor più facilmente nei nostri sentimenti, nelle nostre, diciamo, intenzioni, emozioni, ma anche nei nostri organi del corpo, in tutti i sistemi fisici, corporali. E qui forse dobbiamo pensare a queste realtà non come cose generiche, astratte, lontane da noi. Proprio possiamo vedere e notare facilmente questo fenomeno e tenerlo presente nelle nostre considerazioni. Si può chiamare fenomeno della bipolarità. Cioè, uno può essere un polo positivo, uno può essere un polo negativo. Le persone hanno una personalità in parte positiva e in parte negativa. Quella positiva è fatta anche a volte di grandi virtù, ad esempio magari la generosità, uno può essere generosissimo, uno può essere molto laborioso, uno può avere una grande fede, una grande preghiera. Queste persone noi le stimiamo, magari le amiamo, le teniamo come amiche, magari anche le sposiamo a queste persone quando sono positive. Hanno un nome normale, con loro ci relazioniamo, con loro viviamo. Ecco il problema. Stanno vivendo un momento di polo positivo, una polarità positiva. Ed è molto bella questa. Ma può succedere il contrario, queste persone stesse diventino un polo negativo. Per tante cause interne, come per esempio dei difetti di carattere molto forti e radicati, delle crisi spirituali ed emotive,
oppure delle cause esterne come stress, malattia, disgrazie. Improvvisamente queste persone possono anche cambiare, possono diventare negative, cattive, indifferenti, aggressive, depresse, viziose, eccetera, eccetera. E uno rimane scombussolato, non riesce a capire, ma come era così, adesso completamente cambiato. Cos'è successo? È successo che è entrato in queste persone una presenza negativa, si è intrufolato il maligno. Non parliamo di possessione, per carità, ma infestazione sì, ma ingresso, perché queste cause che ho citato sopra possono essere come una porta aperta al maligno, e quando lui trova la porta aperta entra dentro, è un ladro, è un assassino, dice la Bibbia, e quindi gli basta vedere la porta aperta, succede qualche cosa così, che lui entra dentro. Il demonio è uno spirito cattivo, uno spirito negativo, e la persona diventa come, tra virgolette, indemoniata. Ma erano tanti casi così, anche quelli che incontrava Gesù. C'erano i casi di vera e propria possessione, ma molti erano più leggeri, come infestazione, come disturbo, come presenza turbatrice. E allora possiamo trovarci davanti o uno spiritello o una spiritaccia, una delle due. Lo spiritello è di tipo seduttore, porta un po' al peccato, porta al male, porta al vizio. Una persona che sembrava tanto buona, pura, santa, improvvisamente diventa viziosa, diventa peccaminosa, sedotta da questo spiritello. Può esserci invece anche peggio ancora uno spiritaccio. Lo spiritaccio è aggressivo, fa del male, fa soffrire, crea scontri, crea disastri. Ecco, quando questi spiritelli o spiritacci prendono il sopravvento per far peccare o per far soffrire o per distruggere o per dividere o per creare problemi, malattie, sofferenze, eccetera, eccetera, e allora insomma c'è da star male, insomma c'è da preoccuparsi. Ma forse è importante proprio innanzitutto saper distinguere la persona quando è positiva e quindi favorire la sua positività, apprezzarla, stimarla, incoraggiarla, favorirla. C'è tutto un lavoro che è importante da questo punto di vista, perché non prevalgano, non subentri l'altro, lo spiritello, lo spiritaccio. È molto importante, soprattutto nell'esperienza coniugale, esperienza familiare. Eppure poi anche bisogna allontanare la presenza, la polarità negativa, qualora dovesse manifestarsi. In quel momento devi stare distaccato da queste persone, non le devi riconoscere, non è più quella col nome che tu amavi, che tu credevi amico, che tu speravi di essere una persona buona, eccetera. Quello aveva il nome, ma con lo spiritaccio, lo spiritello, questa persona non la riconosci più. E anche quindi bisogna stare un certo distacco, non lasciarsi distruggere tante cose da queste esperienze, da queste persone, quando si trasformano, quando lo spirito, come dire, testimoniato anche dal Vangelo, no? Gesù guariva e cacciava i diavoli, i demoni, questi spiritelli e spiritacci. E guardate che non è una cosa tanto lontana, sono cose che succedono in tante famiglie, in tante situazioni, e sono cose che quando entra lo spiritello, lo spiritaccio, i rischi per il matrimonio, per un'amicizia, per il lavoro, per il collaboratore, sono gravi, sono anche a volte, fanno soffrire, fanno diventare matti, fanno uno che non è capace, non ha il discernimento dello spirito di poter dire no, quella persona ha questo nome. Se questo nome lo storpio nello spiritello, nello spiritaccio, non è più lei, basta, allora non lo considero, lo tengo da parte, allora
mi faccio influenzare, non mi faccio ammalare, non mi faccio innervosire, non mi faccio negativizzare da questa persona. Poi se torna come era prima, normale, buono, tranquillo, se no, allora ecco, bravo, sì, così. Questa strategia di Spirito Santo nelle situazioni che si creano facilmente oggi, ecco, per tante cause, ho detto interne ed esterne, insomma, quindi la vita propone tante situazioni per cui uno può essere positivo, poi a un certo punto diventa negativo, poi può tornare positivo, insomma, può cambiare anche nel giro di un giorno, o di una situazione. Discernimento su queste cose, molto importante. Questa considerazione, passiamo alla terza considerazione che riguarda le relazioni in famiglia, che devono basarsi anche sulla fisicità dell'amore, o meglio sulla affettività. La parola affetto è legata alla parola fiato, ecco, il soffio dello Spirito Santo, è il soffio del cuore, l'affetto. Il neonato capisce e impara l'amore da come papà e mamma lo prendono, lo toccano, lo portano in braccio, lo coccolano, lo fiatano col soffio dell'amore, dello spirito. E anche nel fidanzamento il corpo è mediatore e comunicatore di particolari sentimenti emotivi, passionali, di affetto, di amore affettuoso. E quando tra marito e moglie, tra gli sposi, tra genitori e figli, purtroppo vengono meno le effusioni di abbracci e di baci, tanto per citarne alcune, le manifestazioni fisiche più semplici, più fondamentali, manifestazioni di affetto, di tenerezza, di attaccamento, di amorevolezza, di premurosità, di contatto carezzevole e corporale. Quando vengono meno queste cose, e allora inizia una spirale negativa. Inizia una pericolosa mancanza di amore, una carenza di amore, una carestia di amore, con sospetti e ripicche reciproche. Va sempre coltivata in famiglia una tenera, delicata e fine fisicità di amore, attraverso la quale lo Spirito Santo comunica i suoi dolci frutti, i 9 frutti dello Spirito, che sono una cosa meravigliosa, che sono dei doni straordinari, che se fossero vissuti nei matrimoni, nelle famiglie, questi sarebbero dei matrimoni e famiglie più belle, più riuscite, più sane, più felici del mondo. La pace, la gioia, la forza, la consolazione, la stima, la dignità, la soddisfazione, la felicità. Ecco i doni, i frutti dello Spirito, che sono però legati a questa fisicità di amore. Le persone che toccavano Gesù e ricevevano una speciale grazia di potenza dello Spirito Santo, penso che avevano anche nel cuore l'amore per Gesù. E questo amore Gesù poi lo ricambia e ce lo ridona, ricco davvero delle grazie dello Spirito Santo. Così deve essere per noi. Tocchiamo il Signore, idealmente, spiritualmente, soprattutto quando facciamo la comunione, come vi ho detto, allora il corpo di Cristo è dentro di noi, e poi anche nella nostra vita spirituale, che sia una vita veramente ricca di tanto amore al Signore Gesù e allo Spirito Santo.